di economia di ITL Group. Il governo ungherese ha approvato il pacchetto fiscale per il 2010. Fra i vari cambiamenti, l'imposizione di una tassa del 25% sui benefit extrasalario. Tutte le novità su www.economia.hu nell'articolo dedicato. In questi giorni l'esecutivo ungherese sta lavorando inoltre alla proposta di bilancio che sarà presentata al Parlamento all'inizio di settembre. La priorità del governo nella formulazione della proposta, ha detto il primo ministro, è essere in linea con i target per il deficit del paese. Hard Rock International sta per costruire un hotel casino in Ungheria, vicino al confine con l'Austria. Il progetto porterà alla costruzione di un complesso da oltre 1000 stanze di albergo e sarà completato entro il 2012. Un'azienda ungherese di pellet ha aperto un impianto in Ucraina per esportare ai mercati dell'Europa occidentale. Il progetto è stato finanziato da Scala Energy e in parte grazie a un prestito della Banca Ungherese per lo Sviluppo. È in parte ungherese e in parte spagnolo il consorzio che si è aggiudicato l'appalto per la costruzione di un lago artificiale lungo il fiume Tibisco. Il progetto sarà finanziato con oltre 20 miliardi di fiorini dai fondi dell'Unione Europea e i lavori potrebbero iniziare già da quest'estate per finire alla fine del 2011. L'Unione Europea ha concesso una proroga a Ungheria, Austria e Germania per consentire ai paesi di adattarsi alle norme sulla qualità dell'aria. La richiesta è stata inoltrata da 10 paesi dell'UE in tutto, ma solo la documentazione presentata da Ungheria, Austria e Germania è stata ritenuta valida e sufficiente. Ungheria e Italia sono state fra i paesi vincitori del premio 2009 Europa Nostra, indetto dall'Unione Europea e dedicato alla ricerca e alla conservazione del patrimonio locale. L'Ungheria ha vinto il premio per la categoria conservazione grazie al Museo Matra di Gyöngyös per la particolarità della sua architettura. L'azienda tessile bergamasca Mitis S.p.A. sposterà la produzione per quanto riguarda la tessitura in Ungheria. La decisione è dovuta ai minori costi di gestione delle risorse in Ungheria, riduzione dei costi importante in periodo di crisi per l'azienda. Chiudiamo come al solito con borsa e monete. Il fiorino chiude la settimana a 271,22 fiorini contro l'euro. Il BUX chiude a 14.860 punti, il ribasso dell'1,58%. Fra i titoli scende MOL, che perde il 3,64%, OTP, che perde lo 0,66% e Richter, che perde lo 0,65%. Prima di chiudere vi ricordo il canale YouTube www.youtube.com/economiahu e l'iscrizione gratuita alla nostra newsletter dal portale www.economia.hu. Una buona settimana, una buona giornata da ITL Group e dalla redazione di economia.hu. Arrivederci.